Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo arrivato Gargiulo, lo presenta il direttore sportivo Stefano Trinchiera. Prego direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi completiamo il programma delle presentazioni e abbiamo il piacere di farlo con Mario Gargiulo, un ragazzo che viene dal Cittadella, un calciatore che ha girovagato nei campi della C e poi ha avuto un'opportunità che negli ultimi 2 anni a Cittadella, dove ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e anche abbastanza concreto sotto porta. Noi avevamo l'esigenza di prendere, dopo la partenza di Henderson, un giocatore con determinate caratteristiche, un calciatore forse poco appariscente ma molto efficace nelle sue caratteristiche, un ragazzo che ama muoversi senza palla, attaccare la profondità e attaccare la porta e gli riesce anche bene, quindi abbiamo acquisito il suo cartellino perché le sue caratteristiche rientravano in quest'ottica e siamo contenti di aver preso un ragazzo che viene da Napoli, che ha il fuoco dentro e è fortemente motivato anche lui, ed oggi ho il piacere di presentarvelo. Grazie direttore, come sempre adesso spazio alle vostre domande. C'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Buongiorno Gargiulo, lei ha provato, sia pure con 2 settimane dopo, la stessa delusione che il Lecce ha avuto nel vedere sfuggire la Serie A. Cosa si prova? A vedere scappare dalle mani qualcosa che sia quasi, e soprattutto con quali stimoli, con quale spirito si affronta, sia pure con l'aria diversa, una nuova avventura, un nuovo campionato? Allora, come si affronta? Io sono partito da zero, dove il mister non neanche mi vedeva. Mi sono ritagliato il mio spazio, mi dava 5, 10, 15 minuti. Ogni volta che entravo cercavo di fare il mio meglio. Siamo riusciti ad arrivare in finale. Abbiamo giocato contro il Venezia, abbiamo dato il massimo, tutto per tutto, non abbiamo rimpianti, non abbiamo nulla, perché arrivati fin là ci eravamo guardati negli occhi e ci dicevamo cosa dobbiamo fare, cioè noi dobbiamo andare in Serie A. Quando hai questa consapevolezza di tutta la squadra che è unita e ha voglia di vincere, di lottare su ogni pallone, non puoi rimanere deluso. È normale che il calcio è bello anche per quello, il pallone è rotondo. Loro non meritavano, hanno vinto. Io penso che bisogna ripartire da zero di nuovo, avere la fame, quella di non mollare mai. Se adesso sono venuto qua, voglio trasmettere tutto quello che io ho provato di là in questa squadra, in questa società. Pier Andrea Casso, Salento Live 24. Ciao, buongiorno Mario. Un po' hai detto già tu all'inizio. Sei entrato lo scorso anno spesso dalla panchina. Mister Baroni ha detto che è fondamentale farsi trovare subito pronti per i 5 cambi, visto che si cambia quasi la metà della squadra. Qual è la ricetta per essere subito determinati quando si entra in campo? E poi faccio un'altra domanda. Ma sicuramente bisogna avere fame, come dicevo prima. Devi farti trovare pronto in qualsiasi minuto, se giochi tutta la partita, che sia 5, 10, 15, 20 minuti, ti devi far trovare pronto. Penso che per arrivare in alto con una squadra deve essere un gruppo unito, ognuno deve dare la mano al proprio compagno, chi gioca o chi non gioca, e devi dimostrare sempre. Sei nel pieno della maturità della tua carriera, vieni da un club dove credo è giocare bene ma senza pressione dell'ambiente. Dove l'ambiente si fa sentire, sei consapevole di questo e come affronti questo nuovo step della tua carriera? Allora ti dico, non mi sarei mai aspettato di venire a Lecce, mai, perché è una società molto ambiziosa che pretende tanto, ha dei tifosi incredibili, però passato quello che ho passato a Cittadella, per me mi ha maturato molto. Come dicevo prima, non giocavo all'inizio, mi sono ritagliato il mio spazio e mi ha dato l'opportunità poi di giocarmi tutte le mie partite, quindi e sono qua e... Mi ripeti la domanda? Mi scusi? Stavo pensando. No, nel senso, sei arrivato a questo momento, sì. Sei consapevole? Sì, sono consapevole. Ormai sono maturato. Questo step della tua carriera,
sì, di lancio per ancora crescere. Sì, sì, no, sono consapevolissimo, so quello che pretende la società, quello che pretendono i tifosi, quindi vado in campo e metto tutte le mie qualità a disposizione per la squadra e di fare il mio massimo. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Sì, Mario, benvenuto. E puoi descriverti, perché come ha detto il direttore sportivo sei molto eclettico, profondità, giochi tra le linee, buona tecnica, non ti manca il colpo di testa. Tu come ti vedi nella collocazione tattica? Qual è la tua versatilità? Come ti puoi adattare? Ma come il modulo, come gioca il mister, ho fatto sempre il 4-3-3 o 4-3-1-2 da mezzala sinistra o anche come tre quarti sotto la punta. Sono un giocatore che ha gamba, che ha forza, che si butta negli spazi, prova sempre il tiro in porta, poi lo vedrete in campo. Non mi piace parlare molto di me. Pierpaolo Verri, Piena da Lecce. Benvenuto a Lecce. Vedendo la tua carriera, hai fatto per così dire la cosiddetta gavetta, tanta Serie C, poi alla prima opportunità in Serie B, lo scorso anno una stagione straordinaria dal punto di vista realizzativo, diventando uno dei centrocampisti più prolifici della categoria. Cosa ti lascia questo percorso e cosa ti ha insegnato per poi arrivare qui a Lecce, in una piazza importante, e provare a dare il massimo? Come dicevo prima, è la voglia di non mollare mai. Ho fatto i 2 anni a Cittadella, dove il primo anno che ho iniziato ho giocato titolare e mi sono infortunato subito, sono stato fermo 3 mesi, poi ho recuperato, sono entrato non in condizioni ottime, quindi ho fatto un po' di fatica. So cosa vuol dire il sacrificio, so cosa vuol dire avere fame, e quindi voglio riportare tutte quelle cose che ho passato io l'anno scorso nella mia gavetta, in tutto, e se sono qua è anche grazie a me. E quindi voglio trasmettere tutto questo ai miei giocatori, al mister, e dare una mano. Alessio Amato, Calcio Lecce. Ciao Mario, benvenuto. Volevo dirti se il mare di Porto Cesareo ti ha aiutato a fare questa scelta, mentre parlando più seriamente, per te praticamente, pur essendo un ragazzo del sud, è la prima esperienza al sud, perché hai giocato sempre al centro o al nord. E ti senti pronto per questo step molto importante, soprattutto oltre che delle ambizioni della società, anche per il calore della piazza, e anche un entusiasmo in più che ti crea nel momento in cui ti trovi ad affrontare questa nuova avventura? Se sono qua, un motivo c'è. Ho accettato questa opportunità con entusiasmo, sono carichissimo, sono consapevole delle mie qualità, di quello che posso dare in campo, so della piazza, so tutto, e se l'ho accettato è perché penso di essere molto pronto. Carmen Tommasi, Telerama. Buongiorno, buongiorno e ben trovato. Che effetto le hanno fatto i giovani della squadra in questi primi giorni in cui si è allenato con il gruppo, e cosa pensa di mister Marco Baroni? E poi un'altra cosa, quanti gol promette quest'anno ai tifosi del Lecce? Beh, di giovani in squadra sono tutti molto bravi, tutti molto disponibili, tecnici, maturi, che possono fare molto bene e dare una mano alla squadra. Di mister Baroni è un mister molto preparato, mi piace. È uno che comunque anche a livello umano ti sa far sentire importante anche nei momenti difficili, sa come caricare la squadra nei momenti bui, e quindi è un lato suo che mi piace molto. Adesso sono qui da poco e quindi vedrò piano piano con i giorni come sarà. Giuseppe Calvi, della Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Henderson o Mancoso? A chi si sente più vicino per caratteristiche? Considerato che con il bottino di gol che ha portato in dote al Cittadella, sicuramente è un bottino importante, come un centrocampista solo Mancoso è riuscito ad assicurare. Poi ne faccio un'altra domanda. Beh, sicuramente tra Mancoso e Henderson sono 2 giocatori molto diversi da me. Magari mi potrei avvicinare ad Henderson per la gamba e l'inserimento, ma cioè io sono io, penso, quindi non mi posso paragonare a nessuno dei due. Poi vicino ad Henderson però. Sì, sì, sì. Nella sua carriera c'è stata un'occasione che considera un treno passato e sul quale non è riuscito a salire. Venendo da Napoli, però lei è cresciuto, si è formato nel Brescia. Sì. Ha avuto occasioni
sfruttare la sua, le sue qualità e non è riuscito? Ma sicuramente ognuno ha il proprio passato, no? A Brescia ho avuto l'opportunità di fare tutto il settore giovanile ed arrivare in Serie B col Brescia. Magari era ancora molto immaturo, era ancora giovane. Ho fatto la Serie B giocando 6-7 partite da titolare, però vedevo che non sono come ora. Ho dovuto fare un percorso di gavetta, di sacrifici, adesso sono qua, mi sto giocando adesso la Serie B e devo dimostrare di essere un giocatore di Serie B. Scuola calcio in settore giovanile di quartiere, le dico, dove all'epoca si facevano provini in tutta Italia, tra Brescia, Milan, Inter, Juve, e gli scouting che c'erano lì ti guardavano e se gli piacevi ti portavano su, se facevi bene nella loro squadra ti prendevano, se no ti rimandavano di nuovo a Napoli. Quindi è un percorso abbastanza lungo. Solo il Brescia, non tutte quelle altre. No, solo il Brescia. C'è ancora Carmen Tommasi della Rama. Venerdì si ritorna subito in campo, c'è il Benevento, che partita si aspetta? Benevento l'abbiamo visto anche ieri, ha giocato contro il Napoli, l'ha messa alle corde, mi aspetta una partita molto difficile, combattuta. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, come dico sempre, dobbiamo guardare a noi stessi, dare sempre il massimo in campo e poi dopo i risultati arriveranno. Se non ci sono altre domande, ringraziamo tutti quanti voi, ringraziamo il direttore sportivo Trinchera, grazie a voi Pergiulo. Grazie.